FIM Enduro Vintage Trophy in Portogallo. La maglia azzurra scalda i muscoli in vista dell'appuntamento mondiale con il FIM Enduro Vintage Trophy. Dopo la prima edizione dello scorso ottobre, quando l'Isola d'Elba ospitò l'evento a squadre voluto dalla Federazione Internazionale di Motociclismo, su indicazione ricevuta dalla Federazione Motociclistica Italiana, torna l'evento per eccellenza riservato alle moto d'epoca da regolarità. In programma, dal 29 settembre al 2 ottobre, il FIM Enduro Vintage Trophy andrà in scena a Santiago do Cassem, località situata nella regione Antelegio, a 150 km di distanza dalla capitale Lisbona. In attesa di preparare i bagagli per partire alla volta del Portogallo, i confermati piloti della maglia azzurra, confermati rispetto all'edizione elbana, Enrico Tortoli, Tullio Pellegrinelli e Giorgio Grasso, si sono dati appuntamento nel Monferrato per svolgere alcuni test in sella alle moto con le quali gareggeranno. Tortoli su KTM 250 GS del 1975, Pellegrinelli su Puck Frigerio 370 F3 del 1980 e Grasso su Puck Frigerio 250 F3 del 1980. Sono state soprattutto provate diverse soluzioni riguardante il reparto sospensioni, trovando alla fine la soluzione ottimale che ha appagato i tre alfieri della nazionale italiana. Il buon feeling maturato nel corso della giornata con i propri mezzi, il clima di amicizia in cui si sono svolte le prove e l'accoglienza riservata all'entourage azzurro dall'impeccabile padrone di casa Donato Lanati, pilota del gruppo 5, hanno reso l'appuntamento piemontese degno di essere vissuto e di essere immortalato dagli scatti fotografici di Enzo e Andrea Danesi di Solo Enduro. Con i ragazzi della maglia azzurra vintage ci si vede in Portogallo.